Un confronto serrato, durato ore, davanti al prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, attorno a un tavolo in cui la tensione non è mancata tra organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori, il presidente del gruppo dirigente di Accord Phoenix e il direttore del Tecnopolo Roberto Romanelli. Da venerdì scorso è stata staccata l'energia elettrica all'impresa di lavorazione dei rifiuti elettronici, situazione che da 5 giorni costringe i lavoratori a tenere le braccia conserte mentre le produzioni sono bloccate. Un danno enorme per l'Accord Phoenix e anche un rischio per la salute dei lavoratori, perché senza corrente elettrica non funziona l'impianto di areazione e le polveri ristagnano negli ambienti. Nessuno può entrare nell'area di produzione. È stato proprio il prefetto a promuovere un incontro tra le parti per una vicenda che vede da giorni volare le carte di un contenzioso in corso tra l'Accord Phoenix e il Tecnopolo che la ospita all'interno di quello che un tempo era il polo elettronico dell'Aquila. Contenzioso che dovrà essere chiarito dai giudici o da un comitato di conciliazione, come ha sollecitato ieri la deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane. Sindacati e impresa hanno chiesto stamattina di riattivare immediatamente l'energia elettrica e far riprendere l'attività ai lavoratori e la produzione. Lo stabilimento è pubblico, acquistato dal comune anche con i fondi del Partito Democratico della legge Mancia, un sito che ha un ruolo importante soprattutto per la tenuta sociale di un tessuto occupazionale in sofferenza. Uno degli obiettivi del tavolo in prefettura è di avviare un discorso anche sulla rivalutazione dei costi e degli oneri per le aziende. Al centro della diatriba c'è infatti il mancato pagamento dell'ultima rata di housing e l'eccessivo importo del canone corrisposto alla Neon Appalti, appunto per la gestione dei servizi di housing, oggetto dell'attenzione anche dell'organismo di vigilanza interno dell'azienda. Un importo che si aggira intorno ai 500.000 euro al mese, costi eccessivi per l'impresa voluta all'Aquila dall'indiano Ravi Shankar.